girando e lui si è rossi. Sì, grazie, buonasera a tutti. Io vorrei semplicemente comunicare questa sera che lunedì prossimo in commissione tratteremo le linee programmatiche per l'anno 2014, per cui invito i consiglieri iscritti alla commissione a partecipare, in quanto appunto discuteremo delle priorità da affrontare. Tengo a precisare che, come tutti sapete, abbiamo iniziato delle attività importanti in zona per quanto riguarda il territorio e in particolare le problematiche relative alla riqualificazione delle aree con visa gasometri e a quelle degli scali ferroviari, con particolare riferimento allo scalo Farnese da una parte e allo scalo Federico Pirelli dall'altra. Questi sono già, diciamo così, gli argomenti più importanti che sicuramente tratteremo l'anno prossimo. Per cui lunedì inizieremo a discutere di questi argomenti a livello chiaramente di indicazioni, non certo degli indirizzi politici. Però invito comunque tutti a essere presenti. Grazie Presidente Simi, consigliere Liluzzi. Cari colleghi, mi scrivo questo piano perché non aderisco alla nuova Forza Italia. È stata una decisione sofferta, non scontata ma fino obbligata. Sino all'ultimo istante ho auspicato che prevalesse il consenso e che si evitasse lo strappo e scissione, ben consapevole che la divisione è la sconfitta del mondo. Purtroppo il partito ha assunto una deriva estremista che, in coraggio dell'interesse generale, il bene dell'Italia, ha ritenuto e ritiene tuttora che si possa affossare ulteriormente un paese già in crisi, a fronte di una palese ingiustizia sui veterani del Presidente Silvio. Io e molti altri invece riteniamo che in un momento grave come quello che sta attraversando il paese, il governo deve andare avanti nonostante la decadenza del presidente Berlusconi, proprio come lui stesso aveva detto responsabilmente nel discorso al Senato di ottobre scorso. Purtroppo nel partito di Forza Italia prevalsa un'altra linea. Ci tengo a precisare che non sono io che ho partito il partito, ma è lo stesso partito che ha tradito se stesso. Infatti, nella loro concezione originaria, Forza Italia e il Popolo della Libertà sono nati per unire e rappresentare i moderati, che sono la maggioranza in questo Paese. La nuova Forza Italia, invece, si è affidata a persone dei toni e da micro estremisti. Io mi chiedo, posso stare in un partito che insulta le istituzioni? Posso stare in un partito che si è dimenticato del merito nella selezione della sua classe politica? Posso stare con chi chiama la unità intorno a Berlusconi perché lui ha i voti? Posso stare con chi continua a sostenere che il partito è il suo leader, svilendo in questo modo il lavoro quotidiano, faticoso, ma non per questo meno affascinante di migliaia di amministratori locali? Non ho visto i sondaggi pubblicati sui giornali per giungere a questa decisione, ma ho guardato alla ragione per cui ancora oggi, per me, vale la pena fare politica. Ho guardato al desiderio positivo che mi muove, per contribuire a costruire qualcosa di buono per la mia comunità, sottraendo tempo alla famiglia, al lavoro, sacrificando molto di me. La politica è un rischio in prima persona, con la propria faccia, le proprie idee e tutte le proprie energie. E ora è venuto il momento di rischiare in prima persona. Il nuovo centrodestra nasce per questi motivi. La mia scommessa è di coloro che aderiscono e aderiranno a questa proposta, non priva di rischi, è quello di costruire un nuovo grande partito di centrodestra. Un centrodestra espressione di moderati, che faccia della responsabilità, della moralità del fare, della sussidiarietà, della battaglia per una giustizia giusta, del merito, del sostegno alle forze politiche del Paese e del suo programma. Un partito con questa identità può avere la capacità e la credibilità per tessere alleanze nell'area alternativa alla sinistra. Non so dove questo porterà, ma ho la netta percezione che è la strada giusta, che più corrisponde al mio modo di vivere la vita. Da oggi darò il mio contributo a questo progetto, per la mia città, nella circoscrizione in cui sono stato eletto. Ancora più rifocato il desiderio di contribuire alla costruzione del bene comune. Grazie.
qua presento una mozione e una segnalazione. Una mozione inerente l'assegnazione, la gestione, la valorizzazione di spazi pubblici, sfitte di uso diverso, negozi, laboratori, cantine di proprietà comunale e di aree di zona. Premesso che insisto in zona 9 ancora diversi spazi pubblici, sfitte di uso diverso di proprietà comunale e dell'area, quali negozi, laboratori, cantine, magazzini, che ai testi vanno aggiunti gli spazi che si possono recuperare nel futuro delle qualificazioni. Le caseggiate di boss fitti nonostante siano state attivate il procedimento di interlocazione all'asta, che nel corso degli anni sono stati molteplici le modalità di assegnazione degli stessi da parte dell'amministrazione comunale, che proprio in zona 9 è in atto un progetto sperimentale ospitalità solidale che intende promuovere l'assegnazione di alloggi a giovani senza lavoro o in cerca di occupazione stabile in cambio di tempo, idee e progetti da dedicare al sociale e ai quartieri della zona. Considerato che nella riqualificazione del quartierismo le aziende di Montuno, Serenita, Borsieri, Confalonieri, di Castiglia e Piazzale della Posta, per cui la precedente amministrazione comunale si è impegnata insieme all'opposizione, alle associazioni, fondazioni, cooperative del quartiere, ad assegnare loro uno spazio da autogestire e per ritrovarsi, stare insieme e rispondere alle visioni sociali di aggregazione delle persone più anziane, sono tutt'oggi sprovviste di spazi pubblici adeguati. Che nel 2010 la precedente amministrazione comunale aveva previsto l'assegnazione di uno spazio agli anziani dell'isola presso i locali della Casa della Memoria, a tutt'oggi però destinati ad altre associazioni non della zona. No. Che ancora gli spazi pubblici siti di Volturno sono stati recentemente tutti assegnati senza tener conto degli impegni assunti anche più recentemente dal precedente assessore alla Casa Lucia Castellano e dal sindaco Lucia Cesare, che in altre zone la stessa esigenza degli anziani del quartiere è stata immediatamente soddisfatta da questa amministrazione comunale, rispondendo alle richieste di urbani del territorio e assegnando agli anziani spazi adeguati per loro soli o in condivisione con altri. Si impegna il Presidente del Consiglio di zona e il Consiglio ad attivarsi anche presso l'amministrazione comunale e la Giunta del Consiglio comunale per individuare una soluzione adeguata che risponda al bisogno sociale e di aggregazione degli anziani del quartiere isolato, verificando la disponibilità dei locali pubblici sfitti in via Confalonieri di Borsieri, la disponibilità di spazi residui presso la Casa della Memoria, presso la nuova stecca degli artigiani e la disponibilità ad eventuali convenzioni pubblico-privato sociale, comune, associazione Sassetti presso i propri spazi ad oggi sfitti. Ad attivarsi perché le prossime bande selezioni spazi pubblici in zona 9 abbiano un punteggio prioritario per il dal basso, proveniente dai cittadini della zona, capaci di ampliare la rete sociale del territorio. A realizzare quanto prima il monitoraggio di tutti gli spazi pubblici sfitti in zona 9 e di quelli che potrebbero crearsi attraverso piccole opere di qualificazione di cantine e box presenti nel mercato attuale, ad effettuare allo stesso ordine di tempo un piano progettuale di destinazione degli spazi identificati attraverso un rapporto costante con il Consiglio di zona, i comitati di inquilini di casa attuale, le associazioni, le reti informali presenti sul territorio per il perseguimento delle finalità di migliore livello occupazionale, sociale e sicurezza, come anche recentemente indicato la novità della Consiglio regionale in merito agli osservatori locali sulla sicurezza e livello sociale. Da ultimo invece voglio per l'ennesima volta richiamare l'attenzione sul problema del riscaldamento nella scuola di Rocci. Ho chiamato oggi, se il problema è risolto io chiaramente non lo faccio presente, ma se non è risolto lo faccio presente, visto che non si può continuamente fare lezione al freddo. Ho chiamato oggi la scuola e mi hanno detto che attualmente il laboratorio di musica e l'area di sostegno sono totalmente prive di funzionamento di qualsiasi tipo di riscaldamento. Sono venuti in settimana a sistemare alcune aree dove non fate lezioni veramente, ma il laboratorio di musica e l'area di sostegno al momento non funziona. Per cui segnalo ancora questo disagio, spero che prima della primavera, quando ormai non c'è bisogno di riscaldamento, sia risolto il problema. Grazie. Ha bloccato tutto. Jacopo. Posso fare sempre.
cambiato voce. Consigliere Rossi. Grazie Presidente. Volevo fare una dichiarazione a nome del gruppo di Sinistra Ecologia e Libertà. Come forse vi ricorderete, all'inizio di questa consigliatura avevamo dichiarato che qualora le associazioni convocate in commissione per presentare i loro progetti non si fossero presentate, non le avremmo votate poi in consiglio, proprio diciamo per sottolineare il nostro disappunto che diciamo sembrasse un po' una mancanza di rispetto nei confronti dell'amministrazione non presentarsi in commissione a diciamo spiegarci i loro progetti un po' diciamo in una visuale e in una visione del lavoro del consiglio di zona legata un po' a quel bancomat contro cui diciamo ci siamo stiamo cercando di lavorare qui in consiglio di zona e non solo in consiglio di zona. Ma in considerazione del fatto che nell'ultimo periodo è emerso che non sempre le associazioni che non presenziano ai lavori delle commissioni a cui sono convocate sono stati avvisati della convocazione per i motivi più disparati, ci riserviamo d'ora innanzi di votare sulla base diciamo, delle spiegazioni che i presidenti di volta in volta ci forniranno riguardo all'assenza delle associazioni e al fatto che siano o meno state convocate, di votare le iniziative. E in più volevo sottolineare e presentarvi quello che è arrivato oggi da parte della nostra Presidente e dall'assessore Maiorino, ovvero sia le giornate per la salute mentale che ci saranno dal 10 e 12 dicembre presso il Museo del Novecento e che avranno diciamo, questi quattro temi fondamentali, cioè l'abitare, la prevenzione, l'ascolto, il lavoro, il carcere, gli ospedali psichiatrici giudiziari e le nuove emergenze. Sottolineo l'importanza, a mio parere, della giornata di martedì 10 dicembre dalle 14 alle 17 presso il Museo del Novecento, in cui si parlerà del tema della prevenzione, che in questo periodo, come già avevo avuto modo di dire anche in diverse commissioni, è un tema molto, molto importante, di cui si parla, a mio parere, troppo poco, non in questo consiglio di zona, diciamo nel dibattito anche comunale, e che invece in un momento di grande difficoltà economica e sociale e perché no anche politica che c'è in questo periodo, il tema della prevenzione è un tema assolutamente centrale, perché attraverso questo tema, il tema della prevenzione non tanto del disagio mentale acuto, ma diciamo del disagio mentale lieve o comunque dei periodi di difficoltà che possono essere legati anche ad esempio a periodi più o meno lunghi di disoccupazione, il tema della prevenzione è un tema che deve diventare centrale nell'agenda comunale e anche nazionale, su cui molto spesso diciamo forse per una certa visione ancora del tema della psicologia rimane molto spesso da parte nei dibattiti riguardo i ministeri della salute e degli enti preposti. Il tema invece è centrale perché è un tema che ha costi sociali estremamente alti, perché si tratta di disagi che, se come spesso accade, vengono vissuti e sviluppati all'interno delle famiglie, fanno in modo che il disagio di una sola persona, di quello che potrebbe essere un solo utente di un servizio comunale o del servizio sanitario nazionale, diventi un problema di intere famiglie.
problemi che molto spesso rimangono non detti e che possono portare a enormi disagi per intere famiglie che sono costrette, nella migliore delle ipotesi, ad affidarsi a servizi di associazioni, alcune delle quali per cui che fanno un lavoro bellissimo, per cui ho anche l'onore di lavorare. In molti casi invece questo rimane chiuso all'interno delle mura di casa, fino ad arrivare a casi gravissimi nel momento in cui si arriva alla necessità dei ricoveri, che diventano un momento di grande disagio per le famiglie e soprattutto per gli utenti. Quindi vi invito, diciamo, a questa giornata del 10 e 12 dicembre e ringrazio la Presidente per averci girato questa iniziativa. Grazie. Grazie consigliere Rossi. Consigliere Ferrario. Buonasera. Questa sera anch'io faccio un intervento ed è per dichiarare la mia completa adesione al progetto politico del Nuovo Centrodestra. Un progetto che qui in zona questa sera prende corpo con il gruppo del Nuovo Centrodestra. È un progetto che non disconosce quelle che sono le idee e i valori che fino ad oggi, per cui fino ad oggi ci siamo spesi, mi sono speso e mi sono battuto. Un percorso di continuità con quella che è la nostra storia, con quella che è la mia storia e con quelli che sono i valori per cui era nato il PDL prima, preceduto da Forza Italia. È un percorso che tende a includere e non escludere, è un'idea che nasce da un confronto all'interno di quello che è il nostro partito. Questo non vuol dire che siamo divisi, questo vuol dire che siamo ancora più uniti. Affronteremo quella che è l'analisi politica per i diversi provvedimenti che ci verranno proposti e sottoposti con la stessa attenzione che abbiamo avuto sino ad oggi, non mutando minimamente quelle che sono le nostre idee, ma semplicemente facendolo da un altro contenitore. Il contenitore politico che vede oggi una differenza sì nel nome, ma come ho già detto, non nei valori. È un progetto a cui credo profondamente, a cui voglio dare fiducia, che vede in quei valori importanti come la meritocrazia, il confronto e la possibilità di dialogo interna, i valori principe per cui prende corpo. Quindi la mia completa adesione al Nuovo Centrodestra. Grazie a tutti. Grazie, consigliere Pollegrini. Buonasera a colleghi, buonasera a Presidente. Questa sera presento una segnalazione e un'interrogazione. Parto con l'interrogazione che riguarda la sua terra di via Tomasma, la Doveggia, rifacimento giardino e area giochi, scuola materna via Tomasma. Premesso che la scuola sita in via Tomasmane è attualmente oggetto di intervento di rimozione lagnante della sua relativa bonifica, considerato che gli interventi di rimozione amianto, quindi del conseguente rifacimento delle parti rimosse, risultano in fase di ultimazione, considerato che l'area verde, sia gioco circostante la struttura scolastica, è stata utilizzata come area di cantiere, utilizzata come stoccaggio di materiali per il e che deve fare allora, constatato che il giardino della scuola materna si presenta in condizioni non idonee per la funzione che dovrà offrire ai bambini che torneranno a frequentare la scuola, la suddetta scuola, constatato che si avvicina alla conclusione dei lavori con conseguente ritorno a scuola di bambini e docenti, ritenuto che è necessario ripristinare le originali condizioni dell'area verde, dell'area gioco e della struttura di via Tomasmane, ritenuto che l'area verde e l'area gioco sono luoghi nei quali i bambini delle scuole materne trascorrono gran parte della loro giornata, in particolare nel periodo primavera-estate.
si chiede al Presidente Zona 9 e all'assessore competente del Comune di Milano e dei relativi settori se l'area verde, l'area dedicata al gioco della scuola materna di via Thomas Mann, saranno oggetto di intervento di manutenzione e di riqualificazione. Inoltre si chiede se le aree danneggiate verranno ripristinate, rese agibili e funzionali, come lo erano prima degli interventi di bonifica della scuola. Noi ci riserviamo poi di presentare una mozione nel caso in cui non avremo risposta, la risposta sarà negativa, se arriverà, perché poi anche lì andremo a toccare il tasso degli scontri. Allora, sempre un'altra segnalazione, quando vado a leggere, richiediamo un'operazione di riservo meccanico e chimico relativamente al marciapiede antistante allo stabile della ex manifattura tabacchi. La segnalazione è correlata di fotografia, quindi si può benissimo comprendere lo stato di degrado e di antigenicità che c'è in quest'area. Però vorrei pregare la Presidente, visto che dice sempre che chi non è interessato può uscire dall'aula, lo può fare anche in questo caso, perché da quando ho iniziato a parlare non c'è stato un momento, non dico di silenzio, ma di rispetto. È la solita cosa tutte le settimane. Grazie. E esci fuori dall'aula. Consigliere Tucci, può uscire fuori dall'aula se non le interessano questi temi. Allora, visto che siamo quasi a Natale, vorrei che la Giunta facesse un bel regalino agli assessori e tutti gli uffici che dall'ufficio partono i riscontri. Ho riguardato l'ultima mail che ho mandato al sindaco Pisapia il 14 agosto, inserendole tutto l'elenco delle interrogazioni a cui non hanno risposto i suoi assessori. Sono parecchie, non le sto a elencare per non tediarvi, però a me dispiace ogni volta ripetere questa cosa, però ogni volta succede che nella settimana non arriva poi un riscontro. Io non so se è un problema politico o burocratico, a questo punto io credo sia un problema politico più che burocratico. Sapete perché? Perché in questi giorni hanno installato due telecamere. Una telecamera era sì dentro nel piano del comune, anche qua molte mozioni che erano state votate qua da voi erano state bocciate, vabbè, poi il comune poi col buon senso ha dimenticato la vostra posizione, ha cancellato la vostra posizione e ha reso invece valida la posizione del comune, che era quella del buon senso e non quella della politica che si usa dentro qua. Però quella di via Giolli, ahimè, è una risposta che manca alla delibera di una mozione che la Lega Nord aveva presentato in questi uffici. E allora è politico il problema, perché se ogni volta che una delibera, che una mozione viene deliberata a maggioranza, qualsiasi voglia, viene attuata la delibera, non arriva mai, poi mai, un riscontro da parte degli uffici e degli assessori competenti. Allora il problema non è burocratico, è politico. Probabilmente disturba qualcosa e disturba dover dare una risposta ad un lavoro, ad un impegno che poi tra l'altro io non riesco a comprendere, ma è un impegno collettivo di tutta l'aula. Però a questo punto io credo che il problema non è più degli uffici, degli assessori, è un problema politico ed è grave, questa è veramente grave, perché se un assessore non risponde ad una delibera, a una mozione, perché ha paura che un determinato gruppo politico se ne possa vantare, quando poi tra l'altro è il consiglio tutto che delibera una mozione, quindi è il consiglio di zona, ahimè, ho paura che non rispondere non sia più un problema burocratico di difficoltà, ma un problema politico, e quindi allora interroghiamoci, perché non va bene questo modo di operare. Grazie. Signor Lorenzo. Sì, no, faccio un piccolo intervento sulla mia passaggio sul nuovo centro destra. Io non entro nel nuovo centro-destra perché Forza Italia o PDL voleva far cadere il governo, siamo in condizioni di decidere questo, visto che siamo in un consiglio di zona, quindi tutto è relativamente rapportato alla forza in cui noi siamo. Non rinnego assolutamente nulla della mia passata esperienza, perché dal 94 in avanti, partito come
era partita come una novità forte, poi via via nel tempo alcune sfumature sono prevalse su altre cose forse meno chiare, purtroppo, no? E quindi io ho visto questa opportunità, non una scissione violenta, ma un'opportunità di dare il mio contributo di un'esperienza esperienza in una maniera molto diversa, ma seguendo le stesse idee in una maniera diversa, forse un po' più allargando il consenso con vari centri, anche gruppi moderati, rispetto a, secondo me, prevalse una linea un po' troppo forte in questi ultimi tempi, ma questo forse servirà anche, scusami, servirà forse a tutti anche di vedere un po' di rispettare anche certe esternazioni, certe prese di posizione forti. Quindi io non faccio una decisione drastica e forte, dico solamente che per me ho detto una strada non diversa, ma con una volontà leggermente diversa dall'inizio. Quindi i miei rapporti con le persone di amicizia rimangono e rimarranno anche come esperienza rispetto a tutto quanto è stato fatto. E anzi, io vorrei allargare anche il consenso, visto che in alcune situazioni, in alcuni lavori, il nostro lavoro è stato anche partecipato, è stato anche condiviso con altri esponenti, grazie a Dio non siamo ideologici fino alla morte per morire per un partito, ma alcune situazioni abbiamo condiviso anche con altri consiglieri, dove si fa e si tratta per il bene delle cose. Io spero che questo, scartando e allontanandosi un attimo dalla figura che poteva essere un po' più forte, si può stare anche con altre forze politiche un rapporto diverso di reciproco rispetto e anche di lavoro diverso. Quindi queste sono le ragioni che mi hanno portato, senza rinnegare assolutamente nulla del mio passato. Finisco e faccio subito un piccolo segnalazione, interrogazione, dove tutto scritto NCD. Purtroppo in via Bauer i lavori dell'acquedotto si protraggono tantissimo tempo e creano un disagio fortissimo in quella zona già penalizzata da auto per la chiusura al traffico, adesso è aperto temporaneamente, di un pezzo di tratto di via Ornato. I cartelli dell'acquedotto purtroppo vengono sempre aggiornati con una data diversa e sembra di essere a rischio a tutto, perché tu passi un giorno, sì, il 3 ottobre, passi dal pomeriggio sul 15 ottobre, non si capisce se c'è una persona pagata per cambiare i cartelli e allungare la data dei lavori. È una cosa della... Ma ultimamente veramente sta un disagio veramente forte, quindi io chiedo a questo consiglio, in qual modo del Presidente, di cercare un attimo di attivarsi per almeno dire, avere un'idea, una certezza di un fine lavori, perché ho visto che specialmente la parte finale di Bauer, quella adesso che ho nato, i lavori che sono quasi terminati, quasi spianati, sono ancora fermi e sono ancora reticolati. Quindi chiedo che venga, si attivi, perché veramente in quella zona è una cosa difficoltosa parcheggiare e più anche andare con viabilità. Grazie. Grazie Presidente, 4 ciò. Sì, prendo il nuovo centrodestra. Anche lui. No, questo. Allora, volevo dirvi che sabato ci sarà l'inaugurazione in Piazza Gaolenti del mercatino francese, natalizio, uno dei tanti mercatini che si svilupperanno in questa zona. Ce ne sono 5, dettati poi dalla sessione del bando che la zona 9 ha formalizzato, e questo è forse l'evento più grosso, ma all'interno poi di altri eventi, micro eventi natalizi che si svilupperanno su Affoli per tutto il mese di dicembre e in parte a gennaio, Affoli Centro. E quindi in Gaolenti il 7 ci sarà questa inaugurazione del mercatino natalizio francese, che è un grosso evento. Tra l'altro sempre il 7 volevo avvisarvi che ci sarà anche l'inaugurazione
nella pista su ghiaccio davanti alla Virgin. Anche questo è un, devo dire che è una cosa importante, perché è in, in modo decentrato finalmente riusciamo a spostare un po' le piste su ghiaccio, che comunque la trazione ne dureranno almeno 45 giorni. Quindi credo che su questo una segnalazione di tipo era del... ha colpito solo quello. Davanti a dove? Tomaselli. Ma dove? I Diaconati. Davanti alla Virgin. Quindi ci sono un po' di eventi interessanti e su questo abbiamo lavorato e abbiamo raggiunto degli ottimi risultati. Grazie, volevo avvisare il Consiglio che il 14 di dicembre verrà inaugurata la sede del progetto Riguarda di Guarda in via Padre Luigi Monti, al Civico 22, la stecca di negozio che conosce la zona, e nei prossimi giorni arriverà il programma dettagliato di tutta la giornata, perché si prevede ovviamente l'apertura dalla mattina fino alla sera, con diverse iniziative, presentazioni di progetto e tutte le iniziative che la Covata delle Associazioni sta mettendo in campo. Per cui il 14 di dicembre invito tutto il Consiglio a partecipare a questa iniziativa e arriverà il programma dettagliato. Grazie. Presidente Fregoni. Presidente Meroni. Sì, grazie. Io volevo innanzitutto ringraziare il consigliere Rossi che mi ha anticipato nella comunicazione per quanto riguarda la giornata sulla salute. Grazie, confermo l'importanza di poter partecipare, anche se in questi giorni c'è un abbandonamento di impegni che è praticamente impossibile essere dappertutto. Poi volevo dare comunicazione che domani sera, il giorno Cagrande, alle 21, c'è appunto una giornata, c'è lo spettacolo della giornata contro la violenza delle donne. Per cui chi vuole può partecipare, che può. Grazie. Presidente Alfonso, buonasera a tutti. Ringrazio il Presidente, solo per comunicare velocissimamente che domani mattina alle 7:30 ho un sopralluogo per quanto riguarda il riscaldamento della scuola Maffucci. Il tecnico mi ha chiesto di essere lì a quell'ora perché dice di potermi dimostrare, termometro alla mano, che la situazione già a quell'ora è regolare. Non so se mi ha lanciato il bottone di sfida pensando che io gli dicessi che alle 7:30 non sarei stata lì, invece in ogni caso mi è andata male. Naturalmente se qualcuno di voi vuole essere presente, io non avevo tempo di convocare una commissione perché me l'ha detto oggi pomeriggio alle 5, quindi se qualcuno di voi vuole essere presente domani mattina alle 7:30 davanti alla scuola Maffucci. Per quanto riguarda, non ho potuto rispondere all'interrogazione scritta del consigliere Luzzi perché non mi è ancora arrivato il testo dell'interrogazione. Vi comunico però che anche questa settimana quasi quotidianamente ho ricevuto segnalazioni di problemi in qualche scuola, tutti i problemi che si sono risolti nel giro di un paio d'ore. Non vi sto a fare l'elenco perché questo succede praticamente sempre nel periodo invernale. Grazie. Grazie Vicepresidente Alconso, Capogruppo Fede Pellone. Sì, grazie Presidente, anch'io a nome personale direi oggi è importante fare una dichiarazione per quanto riguarda l'adesione a un modo di fare politica. Io ritengo che il modo di fare politica di Forza Italia non è che è cambiato nel Popolo della Libertà, l'aspetto del leader Berlusconi c'è sempre stato dal 93 ad oggi, quindi non è che possiamo nasconderci dietro questo tipo di atteggiamento, ed è per questo che ritengo che sia importante continuare l'azione del centrodestra con Forza Italia, con un leader che è Silvio Berlusconi, che devo dire la verità ha anche lui
come tante persone, le proprie pecche, i propri cosiddetti pregi, i propri peccati, ma non per questo è una persona che dal 93 ha cercato di fare una cosa importante, prima di tutto unire i moderati e il centrodestra nei confronti di una sinistra che all'epoca, come fino anche ad oggi, cerca sempre di poter e voler governare, ma poi non riesce mai perché non ha mai una maggioranza coesa. Noi ci siamo augurati di poterla avere e mi auguro che anche in futuro con il nuovo centrodestra, con Fratelli d'Italia, con quelli che si riconoscono in un modo di fare politica che è non solo quello di stare vicino alla gente, ma quello di non fare demagogia, ma di cercare di rispondere alle esigenze della gente in un modo che è quello di tutelare l'attività imprenditoriale, di tutelare il modo di fare politica dei moderati. Ed è per questo che continua a esserlo. Io ritengo che una persona come Berlusconi abbia dato tanto al nostro partito e soprattutto io ho avuto tanto da questo partito e ritengo quindi di continuare a dare il mio sostegno al centrodestra rimanendo in Forza Italia. Che rischiamo in prima persona? Devo dire che abbiamo rischiato in prima persona anche prima quando eravamo nel Popolo della Libertà, anche prima quando eravamo in Forza Italia. Dall'inizio eravamo considerati un partito di plastica, siamo invece radicati in tante strutture, siamo stati presenti, abbiamo governato questa città e soprattutto anche delle persone che erano consiglieri di zona, che oggi fanno parte del centrodestra, hanno governato non soltanto nei livelli comunali e regionali, ma anche a livello regionale e in un unico partito, quindi ritengo che sia importante, soprattutto oggi che siamo all'opposizione e soprattutto c'è la necessità nel futuro di cominciare a delineare un'opposizione coesa e soprattutto un'opposizione che possa creare un nuovo modo di fare politica e un nuovo governo di centrodestra nella nostra città, e per questo mi auguro che non ci siano delle liti all'interno delle varie componenti del centrodestra, ma che si possa andare insieme, perché il bene comune, il bene dei cittadini non è soltanto, come qualcuno vuole pensare, fare il bene soltanto di Berlusconi, perché noi non abbiamo mai sempre fatto solo questo, ma abbiamo sempre fatto gli interessi soprattutto ai livelli locali, magari a livello parlamentare, ma noi non abbiamo avuto questa fortuna. A livello locale abbiamo sempre fatto gli interessi dei cittadini, abbiamo sempre fatto gli interessi delle associazioni e del mondo imprenditoriale, e continueremo a farlo anche da Forza Italia. Volevo fare una dichiarazione sulla mia scelta di rimanere appunto in Forza Italia e non aderire al nuovo centrodestra. Non è una scelta, diciamo, in contraddizione con la direzione che è stata scelta dai miei colleghi, che hanno scelto di aderire a questo nuovo soggetto. Ritengo che però a livello politico scindere, dividere i moderati non è una scelta giusta, non è la scelta per il futuro. Credo che le cose vadano ricostruite o costruite semplicemente ma dall'interno, con un progetto che coinvolga tutti e non solo, diciamo, delle parti, ma probabilmente anche giustamente critiche per certi versi. Però ritengo anche che io non sono qui a fare militanza, a fare cultura politica o a fare appunto, non sono semplicemente un iscritto a un partito, ho scelto di essere amministratore locale, mi sono presentato in questa veste ai cittadini e 200 cittadini hanno deciso di darmi la loro fiducia. Quindi credo che rispetto a loro io debba sicuramente coerenza innanzitutto e diciamo appunto coerenza nel senso anche di garantirvi un efficace lavoro politico. Quindi per questo non aderisco al nuovo centrodestra, nonostante credo che la direzione che in futuro dovremo prendere sia molto vicina a quella da loro intrapresa, ma rimango in Forza Italia per continuare il mio lavoro per i cittadini e con le motivazioni con cui sono partito. Grazie. Grazie Presidente Santoiello. Volevo segnalare che il 13 dicembre alle 19 ci sarà presso il Casa Civiella prima mostra
un evento culturale abbastanza importante per il quartiere, dove ogni artista di Milano, ma anche non di Milano, è stato chiamato ad interpretare il concetto di incontro. Niente, siete tutti invitati, grazie. Dove è questo? Consigliere Agnusdei. Grazie Presidente, buonasera. Io volevo informare il Consiglio che l'assessorato all'urbanistica sta continuando quel lavoro di censimento che avevamo iniziato sugli edifici sia pubblici privati che privati in degrado, e ha inviato ai presidenti di commissione ambiente e territorio un file che contiene questo lavoro. Credo sia importante, visto che abbiamo passato delle commissioni a discuterne, condividere questo file con tutto il consiglio per avere informazioni riguardo agli edifici. Quindi io chiedo ai due presidenti di commissione di condividere questo file con il consiglio e con la commissione. Grazie. Grazie, grazie a voi. Intervento molto veloce, molto breve. Per comunicare che la mia scelta di avere un nuovo centrodestra è una scelta molto meditata, sofferta. È una scelta che parte dalla considerazione che un partito debba essere l'espressione della base di una democrazia interna. Non è che Forza Italia non lo fosse o non lo volesse, nella realtà però diciamo che era più un partito monocratico, cioè c'era riferimento a una persona sola. Io vedo degli spazi nel nuovo centrodestra dove il lavoro di gruppo è ciò che fa squadra, e quindi la squadra è ciò che esprime con il contributo di tutti e non di uno solo. Questo mi affascina e quindi mi ha spinto come decisione ultima ad aderire al nuovo gruppo automatico. Comunque buon lavoro e tanti auguri anche per chi ha deciso invece di entrare in politica. Non è che sono uscito da un partito, non c'è più il PDL, e davanti a una scelta ho fatto una scelta. Grazie anche tu. Sì. Buonasera a tutti. Avevo solo da fare un paio di segnalazioni su argomenti che mi sono stati segnalati dai cittadini, che credo debbano essere presi in considerazione per fare poi un'eventuale audizione in consiglio di zona. La prima è che mi hanno segnalato che oramai i lavori per la costruzione del nuovo blocco sud dell'ospedale di Niguarda sono a buon punto, ottimo punto. A breve faranno i collaudi della struttura, degli impianti sanitari e tecnologici, per poi iniziare il trasferimento di tutti quei reparti che attualmente sono i vecchi padiglioni in questa nuova struttura. Credo che a gennaio sarebbe opportuno, e mi riferisco, allora faccio questa segnalazione al Presidente Meroni, di magari convocare il direttore generale dell'ospedale, il direttore sanitario, per capire quando inizierà il trasferimento di questi reparti, in modo tale da poi trasferire le informazioni anche ai cittadini, perché chiaramente si troveranno a dover andare nel nuovo reparto invece che nel vecchio. Quindi è bene fare un cronoprogramma dei vari spostamenti e di quello che sarà il nuovo Niguarda da qui ai prossimi mesi. L'altra questione che vedo
che al Parco Nord stanno facendo diversi lavori, cioè diversi progetti stanno andando avanti molto bene anche quelli, in particolare la passerella su via del Metallico, via Ornato, via Aldo Moro, sta andando avanti bene. Credo che anche lì sarebbe opportuno sentire il presidente dell'ente parco per capire come procedono i lavori, quando verrà aperta questa nuova struttura ai cittadini e fruitori del parco. Inoltre stanno procedendo finalmente i lavori di costruzione del nuovo eliporto al Parco Nord, che ospiterà gli elicotteri del 118 e del Niguarda. Questo progetto, sebbene sia sul territorio del comune di Bresso, ha comunque un importante risvolto per la zona 9, perché tutto il sistema del sedime aeroportuale dell'aeroporto di Bresso ha avuto un impatto anche sui territori di Niguarda e della Bicocca. Quindi capire che finalmente si va verso una soluzione condivisa fra i sostenitori dell'aeroporto e coloro che invece ne chiedevano lo smantellamento, ecco, secondo me aver trovato una soluzione che accoglie le esigenze, le sensibilità, le proposte di tutti merita attenzione e merita di essere discusso in Consiglio di zona. Per ultimo segnalo al Presidente Motta che questa sera abbiamo segnalato che in via Girardengo c'è un grosso deposito di amianto. Quindi ho chiesto, prima di andare al Lupo a Lupo, di capire bene dove è ubicato, cioè se è sul territorio di Milano, perché quello è proprio al confine tra Milano e Germania, di farmi avere, diciamo, delle foto in modo tale da vedere se effettivamente quel luogo dove si segnala la presenza di amianto è sul territorio di Milano. E dopodiché, in base alla documentazione che mi verrà fornita, io la fornirò al Presidente Motta, attivarsi nel caso sia sul territorio del Comune di Milano per segnalare agli organi competenti la rimozione dello stesso. Grazie. Grazie consigliere Sabina. Presidente Gregori. Cerchiamo di fare una comunicazione velocemente, perché secondo me sono cose importanti che dobbiamo sapere. In piazzale Istria da diversi mesi ormai dorme un ragazzo sui 30 anni di origine senegalese che però ultimamente sta andando veramente fuori di mano, è stato già portato via diverse volte dalla polizia. In questo momento in tutti i commercianti l'altra notte ha ricevuto tutte le vetrine della banca che c'è in piazzale Istria, l'Unicredit, dato fuori i cassonetti, lo continuano ad arrestare, ma dopo 2, 3 giorni, 4 giorni ritorna e c'è una situazione molto grave. Quindi io stiamo raccogliendo le segnalazioni da girare al Presidente Uncioni, in quanto Presidente della Commissione Sicurezza, e al dottor Cacaldi, del commissariato del Pubblico, perché sta diventando una situazione un po' pericolosa. Quindi volevo avvisare tutti quanti che il ragazzo non si fa avvicinare alle strade sociali, quando anche con la protezione civile, le ambulanze a intervenire, ma non c'è stato nessun aiuto. Quindi comunico questa cosa che è stata. Grazie per la segnalazione, Presidente Gregori. Non ci sono consiglieri che parlare, passiamo alla nomina degli ascoltatori. Consigliere Presidente Sivi, consigliere capogruppo Viganò e consigliere Ferrando. Passiamo alla discussione dell'ordine del giorno, mozione relativa all'incontro di incrocio per Sultani di Santa Monica, la parola al primo firmatario, Grazie Presidente, la mozione è una mozione molto semplice,
e insomma è una cosa che forse neanche dovrebbe essere chiesta né in consiglio di zona, perché dunque la mozione riguarda l'incrocio via Santa Monica, viale Suzzani. In pratica proprio nell'area di manovra dell'incrocio ci sono delle strisce blu, e avevo fatto anche un disegnino, però le fotocopie insomma non è che rendono comunque l'idea. Il disegnino gli fa proprio schifo, non è le fotocopie. Va bene. Comunque quello che si chiede, visto che la problematica credo sia chiara a tutti, in pratica chi va verso il centro potrebbe essere impedito a proseguire, perché appunto l'incrocio è occupato dalle macchine, e in più se ha davanti qualcuno che deve svoltare a sinistra e quindi deve fermarsi sull'incrocio per dare precedenza a quelli che vengono dalla parte opposta. La mozione è molto semplice, cioè non sto a rileggerla perché questo è il succo della richiesta. So che in precedenza anche il consigliere Pellegrini aveva fatto una richiesta, però appunto la richiesta non era passata qui dal consiglio di zona, ne aveva fatto un'altra generale, però con questa richiesta si va specificamente su quell'incrocio ad osservare che quelle strisce blu sull'incrocio non dovrebbero proprio essere, anzi forse le macchine lì parcheggiate dovrebbero essere anche multate dai vigili. Consigliere Pina. Sì, grazie Presidente. Su questo tema qua e su questo incrocio io avevo già fatto in data 10 ottobre la segnalazione identica, segnalando però che di queste anomalie sull'ambito 43 ce ne sono altre, soprattutto per Moscomeglio, frequento di più su Viale Suzzani, avevo segnalato ad esempio in zona S Lunga anche lì dei parcheggi che a mio avviso sono fuori luogo, così come l'incrocio tra Viale Suzzani e via Ponale, dove prima c'era il divieto di sosta e adesso sono state tracciate le linee blu, e questo crea dei problemi per esempio per gli autobus che girano da via Ponale ed entrano in Viale Suzzani. Dalle multe non è possibile, perché se non ci tracciate le linee blu l'automobile parcheggia regolarmente. Il problema è che lì non dovrebbero esserci delle multe. Da quello che mi è stato detto è che sono state messe le linee blu perché se lasci quell'area lì senza nessuna linea, la gente ci parcheggia. Allora lì è chiaro che va a rivisitato l'ambito 43, così come mi sembra lo stesso giorno in cui ho fatto questa segnalazione il capogruppo Pergo ha detto che anche nell'ambito 42 sarebbero da vedere alcune situazioni anomali, e prevedere però nel caso venissero forti questi parcheggi blu di esplicitare in maniera molto chiara che lì non si parcheggia. Cioè, se io cancello le linee blu e non metto però il divieto, è un'area che viene lasciata libera e quindi inevitabilmente verrà coltivata l'area. Comunque la tematica c'è, è una mozione bene, io condivido. Ecco, sarebbe importante però se facessimo un lavoro di verifica di tutto l'ambito, cioè adesso che le tracciature sono praticamente state realizzate quasi interamente e c'è stato il periodo di rodaggio in cui si è visto la situazione con le auto parcheggiate nell'ambito 43, andare a verificare quei parcheggi che creano oggettivamente disagio alla viabilità, e quindi pur cancellando dei posti auto in una zona dove c'è già carenza di posti, inevitabilmente è una scelta dolorosa che a mio avviso deve essere fatta. Quindi l'auspicio è che con l'anno nuovo si proceda a questa revisione
dell'ambito 43, dell'ambito 42, quindi diciamo degli ambiti presenti nella nostra zona, per andare a verificare e sanare quelle tracciature che a nostro avviso arrecano molti più danni che benefici. Grazie. Grazie. Prima di dare la parola al consigliere Giuseppe, capoluogo Perego. No, no, è la terza che è la terza il presentatore. Consigliere Giuseppe. Vuoi fare parlare prima o il Perego, no? Grazie, sì, no, solo una puntualizzazione sul, riguardo alla, a questo problema che in effetti riguarda, è relativo a tutti e due gli ambiti, perché noi a suo tempo avevamo evidenziato altri con particolari condizioni, Comasina, Daffori, che creavano problemi proprio perché la tracciatura delle strisce dure è stata fatta in particolari situazioni dove creavano, dove c'era traffico, dove le auto dovevano uscire e entrare da passi carabili, quindi per alcune di queste non abbiamo mai ricevuto risposta e quindi sarebbe in effetti auspicabile dedicare una commissione al territorio proprio a questa cosa qui, fare un censimento di queste condizioni particolari e produrre un documento che poi può essere verificabile e su cui riceviamo una risposta dall'amministrazione, perché sennò ciclicamente torniamo a discutere non di questa particolare nozione ma in generale di questi problemi che ci sono ma non vengono affrontati. Quindi io spero che la commissione venga convocata, altrimenti farò io comunque la richiesta ufficiale per ricordare alla presidenza che c'è ancora questo problema pendente. Grazie. Capogruppo Piero. Grazie Presidente. Ringrazio sia il consigliere Pina che il consigliere Musbei che hanno ribadito l'importanza di riportare in commissione questo ormai lontano nel tempo problema di revisione delle strisce che il presidente Sini più volte annunciato che avrebbe fatto ma poi mai concretizzato. Però nel caso specifico vorrei andare un pochino fuori tema. Il problema dell'incrocio Santa Monica Suzzani è un pochino più complesso, va al di là di strisce blu, bianche, gialli, verdi, nessuna striscia. Per una completa risoluzione meriterebbe un intervento molto molto più importante per buona pace del consigliere Bina e di altri che la pensano come lui, andando a creare una strada che, a differenza della via Raffinici come oggi, a doppio senso permette un più regolare e continuo riflusso del traffico senza andare a intasare le vie interne dei quartieri, del quartiere in quarta, e seppur anche in parte realizzando quello che è un progetto che ancora una volta dimostra la sua importanza e indispensabilità per la viabilità dei nostri quartieri. Solo una strada a doppio senso di marcia, non sto qui a indicare le dimensioni, se sia singola per senso di marcia o doppia, potrebbe essere finalmente risolutiva dei tanti problemi di traffico che afferiscono con specifico incrocio. Grazie. Sto parlando sempre della nuova ronda, salita il quartiere nord. Zara Expo, ok, che non si voglia. Grazie mille. Grazie, tutto bello. Presidente Sini. Sì, grazie. No, niente, sulla mozione ovviamente, sul tema della mozione. Io ringrazio il consigliere alla terza che ha firmato la mozione. Possiamo tranquillamente approvare la mozione perché in realtà una delle ultime riunioni che abbiamo fatto con lo staff dell'assessorato avevamo già comunicato queste ed altre posizioni critiche e abbiamo notato che c'è un disallineamento tra le posizioni, cioè tra le indicazioni dell'assessorato e poi l'effettiva realizzazione o cancellazione delle strisce. Quindi è un argomento sicuramente già all'attenzione degli uffici.
purtroppo abbiamo riscontrato che effettivamente gli uffici, cioè una catena di comando negli uffici non è perfetta, per non dirci peggio. Quindi va bene così, penso che segnaliamo questo e altro. Ritengo che sia più che sufficiente comportarsi in questo modo, perché obiettivamente questa situazione si ripete in questa straordinaria situazione. L'elenco delle problematiche che abbiamo già segnalato, però nulla di più di segnalare qui a me, quindi ringrazio il presentatore della mozione. Grazie Presidente. Grazie, su questa mozione io sono concorde, voterò anche a favore di questa mozione, in quanto non solo l'incrocio sul Zan di Santa Monica, ma un anno fa, se non di più, io presentai un'interrogazione in merito al posteggio, non c'erano ancora le strisce blu, di fronte all'S1 e all'S1 che sia per il senso di marcia d'entrata che in uscita del posteggio S1 si creano e si creavano una marea di coda sia per quanto riguarda il trasporto pubblico ma anche per quello privato. Non ho mai avuto una risposta, per cui credo che sia passato anche più di un anno, quindi ovviamente questi uffici di assessori al loro completo fanno scandalo da questo punto di vista, però al di là di questo io credo che non si è pensato a regolamentare la sosta dove veramente può creare meno danni, pur restando convinto che le strisce blu non sono il deterrente per risolvere il problema del traffico in entrata o in uscita. Quindi credo che questa mozione colga il segno delle criticità che la stesura di strisce blu, messe tanto perché bisogna mettere delle strisce blu, ha prodotto e produce non solo in quell'incrocio lì, ma anche su altri pezzi di vie che presentano appunto le strisce blu per la situazione della sosta. Credo che e mi auguro che questa amministrazione almeno su questo tratto dia una risposta celere, ma ho forti dubbi, perché quando si fanno le cose solo per prendere soldi è evidente che anche davanti a un disagio come questo il dio denaro da padrone. Però siccome dicono che la speranza è l'ultima a morire, spero che su questo studiare Suzzani si possa iniziare a cambiare la strategia dal punto di vista della mia vita. Sì, grazie a tutti per le considerazioni fatte in merito. In effetti sarei anch'io contentissimo di contribuire eventualmente a stilare un'ulteriore lista dei punti critici. Questo, oltre che essere critico così, proprio crea degli effettivi disagi proprio al traffico. Addirittura, anche per rispondere un po' a Bina, su quella poi vabbè ce la giochiamo, nel senso se un vigile deve o meno fare la multa su quell'incrocio, perché se il codice della strada dice che nell'ambito di manovra di 5 metri dall'incrocio non bisogna parcheggiare, forse il vigile dovrebbe anche multare chi è in sosta in quella zona, per non dire che in alcuni punti c'è il divieto di sosta e subito dopo il cartello di sosta a pagamento. In quei casi chi vince? Per esempio? Per cui effettivamente bisogna, insomma, magari con osservazioni puntuali andare ad evidenziare tutti i casi. Grazie. Andiamo in votazione. Se facciamo una richiesta,
sono già uscito dal vediamo la votazione. 37 favorevoli, 37 contrari, 0 sconti, 0 passo. Passiamo al punto successivo, mozione relativa alla licenza per le cittadine per la presenza di ADN. La parola è il segretario. Ancora qui. Sì. Sì, grazie Presidente. La mozione ha per titolo eliminazione barriere architettoniche e accesso mezzi pubblici APM. Osservato che il Comune di Milano dovrebbe garantire l'accessibilità dei mezzi pubblici a tutti, abbattendo tutte le barriere architettoniche, rilevato che esistono circa 20 linee di tram e solo 5 di queste sono accessibili ai disabili. Di queste 5 linee non tutte le fermate sono accessibili perché i marciapiedi sono più alti e impediscono alla pedana di aprirsi correttamente. Inoltre non tutti i mezzi pubblici sono dotati di pedana, per esempio la 92. Molti marciapiedi non sporgono in strada, per cui l'autobus non può accostarsi al marciapiede, conseguentemente la persona disabile deve aspettare in strada l'arrivo dell'autobus, trovandosi quindi in una ulteriore difficoltà. Quindi oltre al fatto di dover aspettare in strada, poi nel momento in cui la rampa fuoriesce dall'autobus ha anche una pendenza maggiore. Le linee della 90 e 91, pur essendo bus accessibili, molte fermate, più del 50%, di fatto non lo sono, perché chi è in carrozzina non ha la possibilità di salire sul salvagente marciapiede. Si chiede al sindaco e all'assessore Rozza di far controllare agli uffici competenti tutte le fermate delle linee urbane e di rendere accessibili i mezzi di superfici, adattando i marciapiedi laddove necessitano per far aprire le pedane correttamente, in modo che entro breve tempo tutte le fermate abbiano l'accesso per i disabili e vengano eliminate le barriere architettoniche. Quando si parla di barriere architettoniche o comunque di qualsiasi intervento che la pubblica amministrazione ma anche i privati devono fare per rendere, diciamo, la città più vivibile, generalmente mi viene un dolore, no, un po' allo stomaco, perché pensare quanto è difficile fare gli interventi. A me è capitato di vedere a Barcellona delle soluzioni che mi sembrano, almeno in apparenza, molto economiche. In corrispondenza della fermata dell'autobus vi è praticamente non un marciapiede rifatto, ma praticamente una soluzione, come dire, prefabbricata, che allarga il marciapiede, quindi fa sporgere sulla strada, crea contestualmente anche l'area rientrata per le macchine, per il parcheggio, e quindi mi sembrava una soluzione almeno apparentemente economica. E non so quindi a Milano perché non vengono considerate soluzioni di questo tipo, però questo è un di cui. La richiesta è quello che l'ATM si prenda in carico l'accessibilità dei mezzi ATM. Grazie. Grazie Presidente, buonasera a tutti. Io vorrei chiedere al relatore se voleva accettare un emendamento proprio dalla parte finale del suo intervento, perché al di là di ogni polemica abbiamo visto benissimo come questo comune con i bilanci non è che sia proprio un fulmine di guerra, e fare una mozione di questo tipo senza valutare minimamente come ricavare i costi diventa, perché possono benissimo rispondervi, l'idea è bellissima ma non abbiamo i soldi. Allora io chiedo di aggiungere alla fine di tutto il si chiede aggiungere di utilizzare i fondi ricavati dall'aumento degli abbonamenti per l'attivazione delle modifiche in oggetto. Cioè, visto che l'ATM ha aumentato gli abbonamenti e quindi ha avuto un maggior introito dall'aumento degli abbonamenti, visto che non tutti li hanno digeriti, dare almeno una valenza per quantomeno sociale e umanitaria, dire sì, ti ho aumentato l'abbonamento, però con questi soldi vediamo se possiamo andare incontro a chi ha più bisogno e che è stato meno fortunato di noi. Questa era l'idea del mio emendamento. Se viene accettato la consegno. Grazie. Grazie. Consegna comunque. Eh?
io sono un sociale diverso. Per fare queste ma voi ci arrivate più la vita rispetto alla mozione il problema è un problema semplicissimo. Devo essere sincero che in realtà ci sono delle problematiche multiple. Allora, per quanto riguarda le filovie è un problema tra virgolette endemico, nel senso che le filovie tipo del 92, cioè quelle della Socini per intendersi, sono state realizzate negli anni 80 e non sono diciamo idonee al trasporto di persone con difficoltà motorie, mentre le nuove filovie, quelle della 90-91, distrugge il nome del modello delle vetture, sono quelle ibride, quelle verdi, invece hanno piano da ripassato e possono trasportare persone con difficoltà motorie. Però il problema è che quelle filovie lì, quelle della Socini per intenderci, della filovia 92, non hanno questa possibilità. Un po' come i tram a carrelli, quelli giallini, che essendo stati costruiti negli anni 30, non hanno le caratteristiche idonee per poter trasportare persone con difficoltà motorie. Mentre invece ci sono la maggior parte di mezzi di superficie su gomma, quasi tutti, quindi tutti le 70, perché ne è una, hanno la possibilità di utilizzare nella piattaforma centrale, quindi le porte centrali, lo scivolo per l'indicatore. Gran parte dei problemi nascono dal fatto che per una serie di motivi dove non ci sono le fermate a isola non possono accostare i mezzi perché le auto sono parcheggiate. Per cui il problema è più complesso di quello descritto dalla mozione, nel senso che non solo l'infrastruttura in molti casi non è idonea perché il marciapiede, perché la banchina non ha le caratteristiche con gli sci, ma c'è anche un problema culturale, nel fatto che i milanesi abitualmente parcheggiano impedendo ai mezzi pubblici di accostare e partire sull'acqua. Quindi la questione è importante, ma va vista completando il discorso dicendo anche che effettivamente ci sono dei punti in cui il problema è questo, rieducando se non ci sono posti a non parcheggiare, fai parcheggi. Ma non sono comunque adeguati i marciapiedi, devi allargarli comunque. A diverse specie. Ora, quindi segniamo nel dispositivo cosa si chiede, così ci capiamo. Di fatto, controllare gli strumenti, tutte le fermate, gli strumenti, rendere accessibili le superfici da stati marciapiedi dove è necessario. Vabbè, d'accordo, dove è necessario. Ci sono, diciamo così, a spalle 50% di fermate che sono idonee. Il problema è che di quasi 50% di persone, almeno la metà, non sono utilizzabili per altri motivi, perché ci sono gli altri autoveicoli in sosta. La funzione è condivisibile da questo punto di vista, il problema è che è tutto teorico. Perché da una parte abbiamo dei mezzi pubblici che circolano che non sono idonei al trasporto alcuni. Dall'altra parte abbiamo la disponibilità di superare il trasporto. Se sei capito l'ultimo pezzo. Continua a fare venire, non mi sento neanche io. E per un altro problema. Certo. Quindi sto dicendo, la questione non è soltanto, non è solo un problema specifico delle banchine, ma è un problema complesso che riguarda da una parte una parte del passo veicolo che non è idoneo e non si può modificare, e dall'altra parte è un problema di cultura dell'automobilista, a semplificare, che non consente l'accostamento dei mezzi pubblici che hanno gli scivoli, perché
Abbiamo dimenticato che il problema non è soltanto per le persone scavatorie, sinistro, ma è anche, diciamo così, dei genitori che, genitori che hanno la carrozzina o anziani che hanno il bastone. Allora, se voi usate spesso il tram, per esempio il tram numero 14, no? Che è quello che va al cimitero di Busocco, ha capito che devi un segno del destino, d'accordo. Il tram numero 14 che ha canali ribassati, praticamente quando ferma la porta, la prima porta dopo quella del guidatore è all'altezza giusta, per cui io dico va bene, possiamo fare la richiesta, ma non è, sicuramente questa mozione non porta sicuramente a compiere l'obiettivo che si vorrebbe porre, cioè quello di evitare la barriera architettonica. Consigliere Giuseppe.